Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Qualche giorno fa ho pubblicato un video dove andavo ad applicare una pellicola spray su una macchina e qualcuno di voi, sicuramente preoccupato per la mia salute, mi ha scritto in privato dicendomi che comunque dovevo indossare dei guanti. Io a lui ho risposto che avevo un segreto e oggi ve lo svelo anche a voi. Eccolo qui, si tratta di guanti invisibili acquistati su Amazon. Come sempre in descrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere. Vi evito di leggere la scritta perché è completamente in tedesco e allora andiamo a vedere come funzionano. Si applica come una crema per le mani, inodore, forse un po' di, ricorda un pochettino il Vinavil, forse, comunque odore gradevole. Cerchiamo di applicarla bene. Adesso aspettiamo che si asciuga, ma è veramente veloce. Vernice nera. La mano sembra leggermente unta, ma vi assicuro che non dà fastidio e comunque non si perde il tatto. Adesso diamo anche un po' di rosso. Chiuse le bombolette, sa bene poi quanto è fastidioso andare a rimuovere il colore sulle mani. Gradire mettiamo anche il verde. Aspettiamo che si asciuga un pochettino la vernice e poi passiamo il lucido, quindi una verniciatura completa. Guarda, visto che ci sono, questa la faccio completamente verde. Aspettiamo che si asciuga. Intanto inizio ad agitare il trasparente. Una. Due. Aspettiamo qualche minuto. A mano che la vernice si sta asciugando, come possiamo vedere, si sta come strappando. Quindi questo ci fa capire che non ha fatto preda sulle mani. Adesso le andiamo a sciacquare con semplice acqua. Si stacca proprio come una pellicola. Incredibile. Risultato finale. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. È inutile aggiungere ulteriori parole, qua abbiamo visto che questi guanti invisibili funzionano veramente. Chi utilizza le bombolette sa quanto è complicato togliere dalle mani la vernice secca e sicuramente non va via con l'acqua, ma bisogna utilizzare dei diluenti. Io utilizzo questi guanti soprattutto quando devo verniciare i piccoli oggetti fatti con la stampante 3D perché la possibilità di tenerli in mano mentre si vernice è molto più pratica e molto più veloce. Amici, il video termina qui, come sempre se avete delle perplessità, lasciatele nei commenti. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like. Al prossimo video, Flavio.